Nel video di oggi non parleremo di magia perché ieri sera, che era sabato 16 maggio, non so quando voi vedrete questo video, mi è arrivata un'email da YouTube dove diceva appunto che avevo raggiunto tutti i requisiti per attivare la monetizzazione sul nostro canale. Bene, ora andiamo a vedere insieme come attivare la monetizzazione. Ora, molti di voi si staranno chiedendo che cos'è la monetizzazione. Beh, dovete sapere una cosa. Con YouTube è possibile fare qualche soldino. Vi dico qualche soldino perché prendo in esempio il mio canale, che ha 1700 iscritti, ha 180.000-190.000 visualizzazioni, quindi si tratta proprio di soldini. Chi ha canali da 100, 200, 300.000 iscritti e riesce a fare centinaia di migliaia di visualizzazioni quotidianamente, lì allora si inizia a parlare di soldoni. Comunque, attivando la monetizzazione si riesce a fare qualche soldino con YouTube. Ma come si attiva la monetizzazione? Bene, questo parametro è stato cambiato di anno in anno, ed è sempre stato reso più difficile. Basta pensare che circa 6-7 anni fa, se volevi attivare la monetizzazione, bastava avere un canale attivo e subito YouTube ti mandava, dopo qualche tempo che non era poi così lungo, un'email per attivare la monetizzazione, quindi era molto semplice. Col passare degli anni, appunto, vi ho detto, è diventato sempre più difficile. Nel 2016, quando io ho aperto il mio canale, bisognava avere 10.000 visualizzazioni complessive e avere un canale attivo, quindi dovevi dimostrare a YouTube che riuscivi a portare 3-4 video ogni mese e dovevi dimostrare a YouTube di avere 10.000 visualizzazioni. Ora vi spiego, 10.000 visualizzazioni possono non sembrare niente, ma quando apri un canale fare 10.000 visualizzazioni richiede veramente tanto, ci può volere anche 1, 2, 3 anni, poi dipende comunque anche un po' dalla fortuna. Certo, fai un video magari dove riesci a fare centinaia di migliaia di visualizzazioni in poco tempo, beh, allora dici cavolo, ma mi ci è voluto poco, ma può capitare un caso su 100.000, vi spiego. Tutti gli altri 99.999 devono rimboccarsi le maniche, far vedere che hanno un canale attivo e portare contenuti. Nel 2018, se già pensavate era difficile fare 10.000 visualizzazioni, hanno voluto rendere il tutto ancora più difficile per attivare appunto la monetizzazione, perché YouTube richiede 1.000 iscritti al proprio canale, e 1.000 iscritti, ragazzi, sono veramente, ma veramente tanti, cioè non si fanno dall'oggi al domani 1.000 iscritti, almeno che non hai la fortuna di avere un amico youtuber mega famoso che ti pubblicizza, allora sì, li fai. Ma se sei un pinco pallino qualunque, come sono stato io, che non ha avuto amici youtuber a pubblicizzarlo, fare 1.000 iscritti ci vuole tempo. Infatti io ci ho impiegato 3 anni per fare 1.000 iscritti. Considerate che il primo anno e mezzo il mio canale era un canale morto, perché portavo un video al mese, un video ogni 2 mesi, cioè proprio il primo anno e mezzo era sciallissimo. Però comunque mi ci è voluto 3 anni per fare 1.000 iscritti. Magari sì, se fossi stato più costante già da prima ce ne avrei messo 1.5 o 2. Comunque tanta roba. E come se non bastasse, non solo richiede 1.000 iscritti, ma vuole anche 4.000 ore di visualizzazione nell'ultimo anno solare. E ragazzi, pensate che se già 1.000 iscritti è difficile farli, fare 4.000 ore di visualizzazione nell'ultimo anno solare è molto, ma molto più difficile. Vi spiego, io a giugno del 2019 ho fatto 1.000 iscritti,
Per riuscire a fare le 4.000 ore di visualizzazioni ho dovuto aspettare un altro anno, quindi ora siamo a maggio del 2020 e solo ora posso attivare la monetizzazione. Quando arrivai a 1.000 iscritti ero contentissimo perché pensavo di poter attivare la monetizzazione e invece quando andai a vedere le ore avevo solamente 2.600 ore di visualizzazioni, quindi ho impiegato un altro anno per arrivare alle 4.000 ore di visualizzazione e in quest'altro anno ho fatto altri 700 iscritti al canale. Infatti ora siamo oltre 1.700 iscritti, quindi pensate bene quanto è difficile attivare la monetizzazione ad oggi. Ora cambiamo angolazione e vediamo come attivare la monetizzazione. Sinceramente non so come si fa, ma lo scopriremo ora insieme. Bene ragazzi, siamo qui sul mio profilo YouTube, sul mio canale. Andiamo sul pallino, andiamo su YouTube Studio, dove possiamo anche controllare i video. Su YouTube possiamo controllare come sta andando l'intero canale. Andiamo su questa barra qui, su monetizzazione. Clicchiamo e ecco qui che il primo passaggio è stato completato, quindi stai per diventare un partner di YouTube, hai accettato i termini del programma partner di YouTube, perché bisogna accettarli naturalmente. Registrati a Google AdSense, mi sono registrato, bisogna creare un account appunto con la propria email su Google AdSense, che poi sarà colui che ci pagherà. E il terzo passaggio è ottenere la revisione. Ora, come ci dice, YouTube sta esaminando il tuo canale per verificare la conformità alle norme della monetizzazione di YouTube. Questo passaggio verrà avviato automaticamente, quindi automaticamente inizieranno a monetizzarci non appena avrai portato a termine i primi due passaggi che abbiamo già completato. A causa dei recenti avvenimenti a livello mondiale, quindi qui stanno parlando di coronavirus, l'esame delle domande subirà probabilmente dei ritardi, quindi ragazzi bisogna attendere. Vi farò sapere nei prossimi video, vi farò vedere anche i guadagni, che saranno minimi, ma minimi, in quanto è un canale piccolo il mio, però vi terrò aggiornati su tutto ciò che accadrà. Bene ragazzi, siamo arrivati al termine anche di questo video. Speravo di potervi dare qualche info in più, speravo che saremmo partiti subito a vedere i dati, invece così non è purtroppo, bisogna aspettare che ci confermino, però non appena confermeranno il tutto farò un altro video dove vi mostrerò l'andamento del canale, l'andamento dei guadagni, che vi ricordo saranno minimi. Comunque vi terrò aggiornati veramente su tutto. Detto questo, ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video. Io vi invito come sempre a lasciare un bel like sotto a questo video e ad iscrivervi al canale. Vi ricordo anche che in descrizione trovate il link del mio profilo Instagram, così facendo, se volete seguirmi, sarete sempre aggiornati su ciò che faccio e su ciò che non faccio. E noi ci vediamo tra qualche giorno con un nuovo video. Ciao ragazzi!